Come promesso, video a registrazione di quelle che sono le bellezze della Sicilia orientale. Siamo collegati in diretta con Paola, tour operator locale, rappresentante del tour operator locale Un'altra Sicilia. Ci ha raccontato la costa occidentale, quindi le bellezze di Palermo, Trapani, Marsala, con le isole principali, oltre a Favignana, anche il suggerimento della meno nota Ustica. Ed oggi invece approcciamo a quello che è, a quella che è la costa orientale di questa meravigliosa isola. Ciao Paola, eccoci a Ciao Erika. registrare questa nuova puntata della Sicilia e delle bellezze che possiamo ammirare scegliendo questa destinazione come meta per quelle che possono essere le vacanze estive, ma anche per le vacanze di mezza stagione, perché ricordiamo, la Sicilia è una destinazione che va bene tutto l'anno. Cosa mi dici? Questo te lo confermo ulteriormente anche questa volta, perché anche su questa realtà orientale possiamo tranquillamente goderne tutto l'anno. Considera che proprio sulla parte orientale si cominciano a vedere già i gruppi a febbraio, in quanto dal 3 al 5 di febbraio c'è la terza festa più importante religiosa al mondo, che è la festa di Sant'Agata, patrona appunto di Catania, per cui si comincia ovviamente già a febbraio, quindi ti posso tranquillamente riconfermare che tutto l'anno è una realtà vivibile. Quello che è l'approccio di questa zona, i modi per arrivarci sono molteplici. Chiaramente si può volare sull'aeroporto di Catania, si può addirittura arrivare o in treno o in auto facendo il famoso stretto per i più coraggiosi, però il capoluogo di È una provincia, navigata ecco, non La c'è Sicilia. bisogno di aver coraggio, a meno che non voglia farlo a nuoto, però per il resto è abbastanza Beh, ci sarà praticabile. anche chi lo fa a nuoto, no? Cioè, chi sfida. Sì, voglia. Vabbè, non è il mio caso, che abbiamo già detto che di fitness non so niente, figurati di esperienze del terzo tipo come queste, però tantissima stima a chi ci prova. Approcciandomi alla costa orientale, io partirei quindi da Catania volando comodamente, e di per sé la città Esatto. ha già una bella ricchezza interna, sia dal punto di vista culturale, sia di quelle che sono le attività poi offerte al pubblico. Sì, Catania sicuramente è una città che con l'Interland è diventato sicuramente una realtà molto grande rispetto a quello che poteva essere fino agli anni 70. La puoi considerare una città aperta a tutto, in quanto riferito ai giovani trovi strutture sia dai 3 stelle in su, sia anche piccoli villaggi turistici sulla zona della playa, quindi del mare, Bello. sia. Prego? Molto bello, molto vario. Sì. Sì, esattamente, quella è una zona, soprattutto questa della Playa, che d'estate diventa movida perché tutti i lidi, i bagni appunto, organizzano le serate, per cui diciamo che è proprio quasi 24 ore su 24 una realtà vivibile. Ah, E questo per bello. quanto riguarda l'estate, mentre d'inverno il tutto si sposta al centro storico, dove appunto le strutture ricettive fanno slalom in mezzo ai locali tipici che offrono ovviamente anche lì proposte per tutti i gusti. E a questo ovviamente aggiungiamo una splendida città barocca dove i contorni sono quelli di una pietra nera lavica, associata alla pietra bianca siracusana,
che fa un effetto, questo bianco-nero, davvero spettacolare. Considera anche che il tutto, ovviamente, colpisce l'occhio del viandante, l'occhio del turista, perché questo barocco nero sicuramente è un attimino differente rispetto a quello a cui si è abituato a vedere, come la pietra leccese, in Puglia, o ovviamente altro tipo di pietra. Però la nostra Certo. è nera. Infatti già così notiamo come dalla città si passa dall'impronta barocca ad una serie di proposte molto vivaci, a una parte storica, quindi in contrasto con quello che può essere una proposta anche turistica molto varia. Il tutto abbinato poi ai localini che offrono la gastronomia, mi immagino, più varia, quindi come punto di arrivo. Anche solo quello è un tour imperdibile, a dir poco. Non fai slalom anche lì tra una prelibatezza e un'altra, tra un bar e una rosticceria, tra un ristorantino e una trattoria, ed è un continuo. Quindi bisogna fare molta attenzione. Però in Guarda. mezzo ci sono i monumenti emiliani, ci sono ovviamente delle escursioni che sono uniche, come la Catania Sotterranea, che consiglierei a chi ovviamente vuole andare a vedere qualcosa di anche lì di insolito. Molto bello, quindi una città nascosta. Anche. Quindi le curiosità. Che sono gli spunti che poi consigliamo di andare ad approfondire di persona. Nel momento in cui Esatto. lasciamo Catania, sicuramente altre zone con cittadine più che degne di nota potrebbero essere un enoto, e quindi Pure noto. degna di Sì. nota è noto, quindi ci spostiamo un Esatto. pochino più a sud di Catania. Parliamo della capitale barocca per eccellenza a questo punto, perché comunque, soprannominata anche il giardino di pietra, tra scorci che sono indimenticabili, tra palazzi, capitelli, puttini messi un po' ovunque, ti ritrovi lungo il corso a non sapere esattamente cosa fare, da quale parte guardare. E quindi cominciano le vasche, perché andando da un senso guardi verso ovviamente una parte, e ritornando guardi dall'altra. Nel frattempo vai ad ammirare quelli che sono palazzi storici, palazzi nobiliari. Noto è spettacolare, e fa parte anche dei siti UNESCO che sono stati ovviamente conferiti. In Sicilia, Noto è tutta ovviamente la Val di Noto, proprio per tutto quello che è stato realizzato dopo il terremoto del 1693, perché hanno cercato lo stesso di mantenere tutto quello che apparteneva al territorio, insieme ovviamente a robe che sono sicuramente sorte poi in seguito. Però il tutto lascia davvero senza fiato. I balconi di Noto lasciano senza fiato qualsiasi turista. Hanno ricostruito su quello che era stato distrutto, quindi ci sarà anche in questo caso un fascino e un contrasto che poi vengono racchiuse nella piccola cittadina. Un pochino più grande Sì, perché invece. una bomboniera, piccola piccola, è spettacolare, tutta da visitare, compreso uno splendido teatro che in pochi sanno che esiste. Ah, il teatro di Noto. Andremo ad approfondire e a curiosare. Più nota è anche la città direi di Siracusa, che a breve distanza anche ci regala degli scorci molto belli. Ieri parlando qualcuno ci ha suggerito il tramonto da quella che è la zona più conosciuta, insomma, Archeologica, Siracusa. dalla zona archeologica. E Siracusa pensa che Cicerone l'aveva proprio definita la più bella delle città greche. Questo a testimonianza, comunque, c'è tanto ovviamente di greco all'interno di quella realtà. E quindi chiaramente
oltre al parco c'è tanto da poter andare a vedere, che sicuramente non vi racconterò in questa sede perché non sono né una guida turistica né ho voglia ovviamente di raccontarvi tutto. Ma non abbiamo neanche il tempo perché ci vogliono intere giornate o addirittura settimane per scoprire le bellezze della Sicilia e poi comunque il giusto e il bello è l'ammirare e l'apprezzare con i propri occhi, con il proprio cuore, con quelle che sono le proprie emozioni. Perché noi raccontiamo e diamo suggerimenti e facciamo sì che si possano coltivare i sogni. Quando poi però chiaramente la bellezza di un viaggio è l'andare e scoprirlo e chiaramente viverlo. Non a tutti possono comunque interessare le zone barocche, anche se sono un highlight di questa zona, e sicuramente ci sono anche tanti punti di interesse naturalistici con oasi e anche località un pochino particolari che esulano. Infatti, Vendicari, oasi faunistica, anche quella è una delle spiagge più belle da andare a vedere, tra l'altro. Non dimentichiamo che anche Ortigia, proprio vicino a Siracusa, nell'isola di Siracusa, è un'altra tappa splendida anche per uno spaghetto e ricci in trattoria che non puoi ovviamente dimenticare di prendere in considerazione, o alle vongole, poi insomma, la scelta è abbastanza singolare per ognuno, è libera. E poi, a proposito di Ortigia e di Siracusa, da lì partono anche delle belle escursioni in battello che si possono anche fare all'interno dell'isola di Ortigia. Da Vendicari, puoi fare anche una bella escursione di trekking, sia guidata sia ovviamente con mappa in solitaria, come anche nella zona di Pantalica, anche quella è importante come percorso naturalistico, quindi è una zona abbastanza ricca anche di spiagge, Calamosche è una di queste, o anche la stessa San Lorenzo, che comunque ho sempre considerato una delle spiagge più belle che abbiamo in Sicilia, al pari di quelle caraibiche, per quanto sia bella di colori e di sabbia. Qua, tra località di cultura e piatti tra cui scegliere, stavo pensando che come cadi bene, l'importante è non cadere sui ricci, perché poi quello ci diventa più problematico, insomma, però uno spaghetto. Questo mi ha fatto ricordare l'anno scorso un cliente cinese che stranamente ho accompagnato in gruppo perché normalmente non accompagno più i gruppi. Comunque, questa è stata una delle mie ultime accompagnate. Si è tuffato dalla barca, gli abbiamo urlato in tutte le lingue, dall'italiano all'inglese perché comprendeva l'italiano, al cinese dei suoi ovviamente compaesani di non andare nella direzione dove stava andando. E purtroppo è andato dritto dritto ad incontrare Ricci dove ci ha appoggiato tutti e due i piedi. Ah, L'abbiamo passato in ecco. guardia medica subito dopo. No, questa è un'avvertenza che, insomma, finché sono con gli spaghetti o anche freschi, così magari va, però, insomma, diventa un pochino più problematico. Tra le prelibatezze da segnalare in zona, sicuramente il cioccolato, che è famoso tanto quanto il. Parliamo del cioccolato di Modica. Sì. Quella è un'altra delle specialità tipiche della zona, dove è consigliato fare un rifornimento per almeno un anno, in quanto il cioccolato fondente di Modica è dato anche in tutte le diete. Quindi considera che questa è una cosa. Guarda, qui su sulla scrivania ne ho un pezzo al peperoncino, Ok, non so se si vede così. Esatto. così qualcosa si vede, sì, cioccolato, Modica, E un sì. altro al mandarino. Quanti Guarda, gusti un po' quindi sono cose alternativi! che. Sì, hai l'imbarazzo della scelta. Guarda, ne ho scoperto uno pure al sale che è spettacolare. Una volta Ghiottissimo. il souvenir
tipico, richiesto, consigliabile erano le ceramiche, che erano il simbolo di questa zona, e adesso, oltre alle ceramiche di Caltagirone, abbiamo rifornimento di un anno del cioccolato di Modica, per cui veramente... Esatto, esattamente, guarda, non... se dovessi pensare a fare un cesto da spedirti, credimi, non basterebbe sicuramente un, come dire, un cartone per poterti mandare tutto quello che possibilmente una immagina da poter inviare. Il famoso pacco da giù prevede tutta una serie di delizie, oltre che cose tipiche, tra cui appunto il cioccolato di Modica. Di quelle che sono le ceramiche di Caltagirone, a parole probabilmente si riescono a dare degli input. Certo è che vederle in questo caso rende tutto quello che potrebbe essere il suo fascino. Anche questa è una delle tappe più caratteristiche nella zona di Caltagirone, nella zona appunto orientale. Ed è tappa non solo per le ceramiche, perché come potrai immaginare sono molto note, sono anche molto belle, ma a tappa che fondamentale è quella dei presepi, alcuni che puoi visitare non solo nel periodo ovviamente natalizio, ma anche tutto l'anno. E d'inverno riesci a visitarne nel periodo ad esempio proprio clou del Natale più di 100, fatti nelle maniere più anche più strane, fatte con la pasta, fatta con il cotone. Sono davvero singolari e fatti ovviamente molto bene da chi ha una passione per questi ovviamente gioiellini, perché sono questi presepi sono dei gioiellini alla fine, perché sono realizzati ovviamente a mano tutti quanti e sono di una bellezza singolare. Esemplari di artigianato locale a tutti gli effetti. Quando poi dicevamo che la Sicilia è una destinazione da tutto l'anno, non abbiamo mai valutato o non in tanti pensano di poter visitare questa zona magari durante le feste, quando invece ci sono degli input come i presepi che possono essere per gli amanti o anche per chi cerca quel qualcosa di più sfizioso e particolare, decisamente una curiosità da non perdere. Sì. Sicuramente anche la scalinata che viene addobbata a Caltagirone con le stelle di Natale a forma di albero di Natale nel periodo ovviamente caratteristico, o poi con dei fiori in altro periodo dell'anno. E anche quello è il motivo di grande lavoro di tanta gente, come l'infiorata di Noto, stessa identica cosa. Sono momenti di raccolta, di artigianato, momenti in cui la gente insieme collabora e vengono ovviamente da tutto il mondo per creare ovviamente queste delizie di disegni variopinti che rappresentano varie forme. Il nostro giro nella parte sud sicuramente si potrebbe spostare nella zona di Ragusa, con tutto quello che sono anche le sue spiagge, moltissime località balneari, tante attrazioni a livello turistico proprio, quindi per tutto quello che sono strutture alberghiere, anche strutture ricettive, mi immagino. Ci sono dei tour anche particolari e tematici riservati a tutta questa zona. Che cosa c'è di... Dimmi. Questa è un'area particolare perché quest'area viene dedicata anche agli amanti della bike. Tant'è vero che ci sono dei percorsi da poter fare in bicicletta che collegano anche fino a Noto. E sono dei percorsi molto interessanti da fare perché vista e mozzafiato. A certo. quello aggiungiamo la bellezza di Ibla, del giardino Ibleo, che sembra esattamente un presepe, vista soprattutto di sera.
Stessa identica cosa per quanto riguarda la zona di Modica e di Ragusa, ma sono tutti luoghi che è inutile che sono io qui a descriverti e a parlarne, perché gli italiani per primi, con il commissario Montalbano, la conoscono meglio di me. Ma infatti. Sicuramente l'invito è a vederla personalmente, andare a riconoscere ogni singolo luogo visto nella fiction personalmente, di persona personalmente, direi. Esatto, infatti sono quelle cose che nel momento in cui ci si appassiona poi si può andare a riscoprire e ad immedesimarsi. Ma prima di fare mare nella zona sud dobbiamo, e quindi pensare a rilassarci, dobbiamo pensare a quella che è un'escursione imperdibile del centro isola. Quindi quello che è l'Etna, quello che è un po' il simbolo di questa, non proprio regione, però vulcano attivo spettacolare per tutto quello che si può vivere e vedere. Allora, l'Etna è la prima cosa che vedi quando arrivi in aereo ed è l'ultima cosa che saluti quando parti. Considera questa immagine, e questa già è un'immagine da cartolina, io direi, giusto? Ed è la stessa immagine che c'è dietro le mie spalle. Esatto. E non perché io ne senta la mancanza, perché ci sono sopra. E ci sono sopra cosa significa? Significa che quando un turista straniero mi dice voglio andare a vedere l'Etna, io sorrido. Perché io gli dico l'Etna è esattamente appena tu poggi i piedi scendendo dall'aereo. Quella è già Etna, perché l'Etna è tutto il territorio, perché l'Etna non è soltanto il cocuzzolo, ovviamente, della montagna. Chiaro. L'Etna è tutto il territorio. E tutto il territorio ha una di quelle magie che soltanto chi vive su questo territorio, su questo terreno può captare e comprendere. Alcuni dicono sì, siete vulcanici, voi siciliani, voi soprattutto catanesi. Probabilmente è vero, ma è vero perché quello che passa attraverso il terreno di energia è un'energia impagabile ed un'energia unica. Ed è la stessa energia che crea delle piante uniche che ritrovi soltanto ovviamente su questo territorio. Etna significa cominciare a fare un percorso che ti porta da Catania attraverso i paesini etnei fino ovviamente a due versanti con escursioni differenti tra quelle più note e un'escursione che noi abbiamo in unicità e che ti porta a vedere la vera parte dell'Etna. Nel frattempo passi attraverso questi paesini etnei dove ammiri balconi infiniti colorati di fiori, perché chiunque abbia qualcosa di spazio deve necessariamente metterci qualcosa di suo e dare una propria connotazione, una propria ovviamente identità. Bello. Salendo quindi, infatti, da questi balconi variopinti fino improvvisamente a ritrovarti su questo terreno. Lo chiamo io terreno perché è la terra quella che la fa la padrona. Perché il vulcano, per quanto possa essere il vulcano attivo più grande d'Europa, è pur sempre la montagna. È femmina per noi, è la montagna. E quindi per noi è una madre che dà e che leva. E che toglie. E è Dà da perché vivere energia. soprattutto. Ma sì, perché quello che ci dà sono i suoi frutti, e frutti che sono sicuramente unici, e una biodiversità che trovi che è unica, perché ci sono frutti come quelli ovviamente pere, mele dell'Etna tipiche che non troveresti da un'altra parte. Sono Certo. tipici ovviamente proprio della zona. E perché sono ovviamente frutti antichi e autoctoni. Certo. Stessa identica cosa, la frutta secca, che è importantissima da noi, perché è la base di molte delle nostre pietanze. Vedi i pistacchi, vedi le nocciole, come si chiamano, le noci, volevo dire,
e le castagne sono tutti frutti che generosamente la natura ci regala. Ci regala veramente lì, si fa proprio una giornata alla scoperta del territorio, del terreno e della terra a 360 gradi per quello che è il vulcano di per sé, quindi con la possibilità di andare addirittura fino al cratere e avendo una visuale poi veramente mozzafiato, ma allo stesso tempo ti permette di vivere l'entroterra, quindi con quelle che sono magari degustazioni di questi prodotti che hanno la caratteristica di arrivare da lì e questo gusto molto molto particolare. Ma questo è dato, ti ripeto, sempre dal terreno fertile. Il terreno fertile è ricco di minerali e questi minerali creano ovviamente la specialità di quello che vai a degustare. A Certo. proposito appunto dell'esclusione, dell'esclusiva che abbiamo su questa escursione, è un'escursione che orbita nella zona della Valle del Bove, che sicuramente avete sentito nominare, e nella zona ovviamente di Zafferana e Trinea. Questa escursione l'abbiamo studiata e suddivisa in tre parti. Una parte in cui c'è questa visita guidata delle biodiversità e quindi delle colture, un'altra parte la puoi visitare attraverso un 4x4, poi un tratto di trekking dove ci sono due percorsi alternativi, uno per chi ovviamente se la vuole godere più a lungo e uno per tutti. E poi alla fine arrivi sul balcone dell'Etna, appunto, sulla Valle del Bove, e vai a riempirti l'anima di un'aria così rarefatta che rimani sicuramente sbalordita. Ti riempi Scendendo da gli lì, occhi e l'anima, veramente come è dici l'anima. tu, insomma. Scendendo poi, Esatto. prima di riprendere l'aereo e quindi prima di risalutare l'Etna dall'alto, una tappa assolutamente imperdibile di questa zona, direi che è Taormina, a cui non possiamo rinunciare. Eh no, Taormina è la terra del Mediterraneo, per cui Taormina ti dà la possibilità di fare anche una piccola visita a Castelmora, che in pochi conoscono, ed è deliziosa. Ammirarsi da Taormina stessa l'Etna, anche perché quando vai a vedere il teatro, vedere l'Etna da lì è anche uno spettacolo, nello spettacolo stesso. Veramente sì. D'estate, andare a vedere i concerti direttamente lì, non me ne vogliano ovviamente i puri, ma è spettacolare sul serio, è una bella esperienza, sicuramente. E poi, sai cosa c'è che dimenticavo di dirti, che è fondamentale? Una caratteristica del periodo di maggio da noi, Sì. la caratteristica sai qual è? L'amante della montagna, tornando un passo indietro, parlando dell'Etna, va a sciare nel mese di maggio dove ancora normalmente trovi la neve. Ok. Finisci di sciare intorno all'ora di pranzo e cosa vuoi fare? Vai a mare. Quindi passi da una realtà ad un'altra nella stessa identica giornata. Sfido te a trovarmi un'altra realtà simile. No, abbiamo capito che la Sicilia in generale, ma soprattutto questa zona, è un connubio perfetto tra tante cose, tante caratteristiche che si incastrano tra loro e riescono a rendere la vacanza, che sia una vacanza corta, quindi un primo approccio, o una vacanza più lunga e quindi completa, una vacanza assolutamente indimenticabile per tutti i gusti. Parliamo di gusti, allora a questo punto non possiamo perdere di dare almeno un paio di informazioni sui vini siciliani. I vini siciliani, sempre caratterizzati ovviamente da questo terreno pieno di minerali e molto fertile, ci hanno regalato delle belle sorprese negli ultimi periodi. Dal 2006 adesso ci sono fuori dei vitigni meravigliosi. Caricante per quanto riguarda il bianco o l'insolia, sono tra i miei preferiti. Di
ma se dobbiamo parlare di rossi, il Nerello Mascalese, che proprio è Tineo, è Ok. qualcosa che ti devo mandare ovviamente in spedizione quanto prima, se non vuoi venire qua direttamente ad assaggiarlo, Ma perché come sai i prodotti si assaggiano in loco, eh. la cosa migliore, dico sempre io, è andare a assaggiare, abbinare quello che è il vino a quello che è un piatto locale, vista mare, per cui questo mi sembra veramente, questa mi sembra la cartolina perfetta. Quindi dopo una giornata di visita alle città oppure dopo una giornata al mare, sedersi, godersi un tramonto meraviglioso, sorseggiando un vino tipico ed assaggiando le prelibatezze locali, non abbiamo tempo per discutere della diatriba infinita di arancino o arancina, proprio qui si è movimentata, smossa la crusca, non abbiamo margine da questo punto di vista, però assaggiare le prelibatezze locali prima di imbarcarci all'aeroporto di Catania e salutare l'Etna. Una prossima visita sarà dedicata a tutta quella che è la zona, diciamo, nord, sempre con tutta Sì. una serie di peculiarità, di località suggestive anche poco conosciute, che sono spesso il punto di partenza per andare a scoprire quelle che sono le isole Eolie, sia in Proprio. giornata sia in itinerari naturalmente più lunghi. Ma vogliamo chiudere questa breve chiacchierata dando un input su una cittadina di cui parleremo proprio a proposito poi delle Eolie. Si chiama Capo d'Orlando e Capo Capodoro. d'Orlando è davvero una meta da tenere nel proprio itinerario di viaggio, perché si trova esattamente tra i Nebrodi e sul mare più bello, perché proprio orograficamente si trova in una zona meravigliosa di suo. E da lì partono le escursioni per le Eolie, da lì nel borgo di San Gregorio, un borgo di pescatori, Gino Paoli scrive Sapore di sale. Penso che questo sia Infatti, un brevissimo accenno per parlarne la prossima volta. volevo dire, questi sono luoghi che danno ispirazione, che ispirano, hanno ispirato Gino Paoli, Sapore di sale, e ispireranno la descrizione di quella che è la zona di mare, la zona di costa e le isole che si E i affacciano tramonti più belli. e i tramonti più belli. Io Paola ti ringrazio, Paola di Un'altra Sicilia, un corrispondente locale che oggi ci ha fatto scoprire, sognare e soprattutto assaporare i gusti della Sicilia attraverso piatti raffinati e cioccolato tipico. Io ti ringrazio. E ci imbarchiamo a Catania, salutiamo l'Etna dall'alto, che è stata la prima immagine al nostro arrivo e sarà l'ultima immagine no, alla nostra ripartenza. Grazie Paola. Grazie a te, Erika. Grazie a Alla prossima. tutti. Ciao. Ciao.